fare come proviamo a fare questa sera, un approfondimento, un inizio di approfondimento sulla questione dell'arte contemporanea. Naturalmente è una cosa rischiosa, ma il meeting è un posto dove si assumono dei rischi, come vedete anche dal programma di questi giorni. Ma è rischioso in un senso particolare, se permettete, tant'è vero che abbiamo fatto anche stiamo facendo una serie di incontri su questo tema della tensione nell'arte. E qual è il rischio che si corre innanzitutto quando si affrontano queste cose, che sono le cose anche più vicine a noi, più immediate, più meno storicizzate, dove magari anche la cultura nel senso del tempo e della visione critica delle cose aiuta di meno, perché il tempo non è ancora passato, parliamo del contemporaneo. Qual è il rischio però che si assume, che vale quando si parla per Dante così come quando si parla per il più recente dei pittori? E un po' è nel titolo di questa serie di incontri che abbiamo voluto chiamare la tensione nell'arte, non solo perché la parola tensione richiama in qualche modo il tema generale di questo meeting, ma anche perché, come diceva il grande Ungaretti, che cito sempre quando parlo di queste cose, Ungaretti parlando della poesia, io posso parlare più di quello che dell'arte, ma vale in questo caso, Ungaretti diceva: il miracolo dell'arte non è il linguaggio, ma la tensione che lo anima. Ecco, intendere che cos'è questa tensione, da dove proviene, che cosa muove, che cosa significa che un'opera d'arte è generata non tanto dall'uso del linguaggio che in essa si fa, o non tanto dalla capacità di comporre i materiali di cui l'opera è composta, ma innanzitutto l'opera d'arte nasce da una certa tensione. Questa è la scommessa, la scoperta, e anche il rischio che abbiamo di fronte tutte le volte che ci troviamo di fronte a un'opera d'arte. Tanto è vero, e qui mi fermo per poi lasciare la parola ai nostri ospiti, che in genere di fronte all'arte contemporanea, sia essa arte figurativa ma anche poesia, in genere ci hanno educato male, e la prima domanda che quasi tutti si fanno è: ma non sono preparato, no? Come se la preparazione o l'esperienza dell'arte richiedesse una specie di erudizione previa, il fatto che devi sapere delle cose prima. E qui parlo anche da poeta, sono uno che prova a fare opera d'arte. In realtà l'artista, quando crea un'opera, non gli interessa il tuo pedigree, non gli interessa che tu abbia certe conoscenze o no. Se fa così è un professore, non è un artista. Non gli interessa che tu abbia una certa preparazione, gli interessa che tu sia disposto a lasciarti colpire e ad accordarti in qualche modo alla tensione che ha generato l'opera. Di fronte a un'opera d'arte occorre innanzitutto la disponibilità a essere completamente se stessi di fronte a quell'opera e a lasciare che quella tensione entri in te e provochi una tensione anche a te. Non occorre una certa erudizione preventiva, non occorre per forza sapere delle cose. I poeti non scrivono per i laureati in lettere, come i pittori non dipingono per i laureati in storia dell'arte, ma dipingono per tutti, e i poeti scrivono per tutti. Solo che occorre che tu ci sia, e questa è la cosa apparentemente più semplice, ma invece più difficile, perché la cosa più difficile è accettare di mettersi veramente di fronte a un'opera di un altro, veramente fare spazio nella propria vita all'opera di un altro, e quindi accettare una tensione come criterio di giudizio, come occasione per incontrare un altro. Noi normalmente, lo sappiamo, siamo pieni invece di pregiudizi, di previsioni, di preventivi, per cui non facciamo spazio all'altro, alla tensione che c'è nell'altro. Ma magari ci mettiamo di fronte a un'opera d'arte con tutta la nostra erudizione, la nostra competenza magari, ma non succede niente, quella tensione non provoca niente. Ecco, il meeting non ha spesso riflettuto o avuto occasione per riflettere sulle opere d'arte contemporanee. In questi ultimi anni abbiamo cominciato sia con alcune mostre di pittori, fra l'altro c'è qui anche Domenico Casadei, che è uno dei pittori che espone qui al meeting, poi c'è la Luisa Taddei, c'è Davide Frisoni, altri artisti che sono in mostra in alcune delle sale che sono qui al meeting, o nello spazio di clandestino arte o in altri spazi. Quindi è un'attenzione che il meeting comincia ad avere, e che appunto è rischiosa, perché non si tratta di azzeccare la cosa giusta, si tratta però di partecipare ad una tensione che vediamo intorno a noi e che sentiamo interessante, che sentiamo importante, proprio perché l'arte, e concludo,
non è un argomento, come può essere l'economia, o può essere la sociologia, o se permettete può essere anche la religione. L'arte non è un argomento, uno dei tanti argomenti delle faccende umane, ma è il punto in cui tutti gli argomenti o tutte le questioni umane trovano espressione e verifica. Per questo occuparsi d'arte, come è sempre stato per l'educazione che abbiamo ricevuto, da cui nasce il meeting, e per quello che cerchiamo di fare, non è occuparsi di una certa parte delle cose, ma è occuparsi del punto in cui tutto l'umano si esprime e in qualche modo chiede di essere ascoltato e verificato. Allora oggi proviamo a fare un approfondimento sull'arte contemporanea. Abbiamo la fortuna di avere tre persone che ci possono aiutare, ve li presento brevemente, poi parleranno loro, io farò solo una breve conclusione alla fine. Innanzitutto alla mia destra un vecchio grande amico del meeting, perché Gino Agnese ha seguito il meeting per tanto tempo, anche perché accanto alla sua feconda opera di studioso, di critico, biografo, lo studioso principale di Marinetti in Italia, anche di Boccioni, tra l'altro ha la responsabilità in questi anni di curare la manifestazione italiana più importante d'arte, che è la Quadriennale, quindi anche una responsabilità pubblica importante. Oltre a tutto questo, dicevo, ha sempre affiancato anche un'attività giornalistica, non solo perché ha fondato una rivista importante di giornalismo come di mass media, ma perché lui stesso è stato giornalista e anche in questa veste è stato in molti anni passati al meeting, quindi è un gradito ritorno e sono contento che abbia accettato il nostro invito. Poi all'estrema sinistra invece Beatrice Buscaroli, che è critica d'arte, storica e critica dell'arte, è docente di storia d'arte contemporanea alla Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell'Università di Bologna, nella sede di Ravenna, ed è responsabile dell'ufficio di Bologna che si occupa della rete museale di Bologna e dei musei, quindi anche lei riveste un incarico con una funzione pubblica, non solo di critica d'arte, ma anche di proposta dell'arte al pubblico. Ha curato molte mostre importanti, ne ricordo solo alcune, lei cura spesso mostre per il comune di Vicenza, tra l'altro, ma tra le sue monografie più importanti ricordo la più ampia mostra antologica europea del 96 di Klinger. Anche lei ha lavorato molto sul futurismo, su Boccioni e altri autori, e negli ultimi anni in particolare è la critica riconosciuta anche dalla stampa specializzata nell'arte contemporanea per la sua attenzione al fenomeno ancora molto vivo e presente, tra l'altro c'è uno degli esponenti qui in sala, dell'astrattismo, del nuovo astrattismo, con una mostra che si ripete da qualche anno che si chiama Generazione Astratta. Infine, un'artista, una pittrice che molti di voi conoscono, che è Letizia Fornasieri. Quando si presenta un artista non è che fa il curriculum, non ha molto senso, però è un artista che ha già esposto in molti posti prestigiosi sia in Italia che all'estero, sia una personale per esempio bellissima l'anno scorso a Milano che ricordo di aver visitato, e comunque lei farà un intervento anche di taglio personale come una lettura di artista di alcuni altri artisti. Comunque iniziamo con Agnese e col suo intervento. Potrà capitare, adesso non so come, potrà capitare che si discuta anche, cioè i microfoni sono aperti, quindi può darsi che uno dia sulla voce dell'altro e può darsi che anch'io mi permetto ogni tanto di intervenire per provocare qualche discussione. Grazie. E vorrei cominciare da una cosa che sappiamo tutti, e tutti sappiamo che gli artisti quasi mai sono pienamente soddisfatti del risultato raggiunto. Quando terminano un quadro o quando concludono un libro, un romanzo. Longanesi, Leo Longanesi, che è stato uno dei maggiori e più caustici e intelligenti scrittori e giornalisti e promotori d'arte del Novecento, diceva: chi si rilegge è perduto. Raramente gli scrittori sono contenti di quello che hanno scritto, e così anche i pittori, gli scultori. Essi ritengono che l'opera loro, per quanto sia riuscita, si poteva fare ancora meglio.
ci siamo, pensano, ma non proprio quando hanno finito di dipingere o quando hanno finito di scrivere. E allora si rimettono o si al lavoro, oppure si propongono di rimettersi subito al lavoro per raggiungere tutto intero il risultato mancato. Cioè, la prossima volta, il prossimo quadro, io devo cercare di raggiungere tutto il risultato. Quel risultato che per poco avevano mancato prima. È così nota, è così esplorata l'insoddisfazione degli artisti che costituisce quasi uno stereotipo. Del resto è vero, e lo sappiamo, che in ogni momento creativo l'entusiasmo e la gioia si sviluppano intanto e non dopo. Siccome anche un'avventura in parte è un'impresa creativa, allora io qui posso ricordare, per esempio, che per un rocciatore il bello è costituito dalla scalata, essa molto più memorabile della soddisfazione che sulla cima gli riempie i polmoni. È così, voi se conoscete degli alpinisti, dei rocciatori, parlano sempre della scalata, no? Non parlano del momento in cui loro sono arrivati, cioè sono arrivato, poi dopo ho guardato tutto intorno, no. Parlano piuttosto della scalata, delle difficoltà, di come si sono ingegnati, di come la loro creatività di scalatori si è esercitata sulla parete, è quella la cosa importante. Poi un'altra cosa che voglio dirvi, e che pure voi sapete, gli artisti cedono le loro opere senza battere ciglio, non soltanto per motivi venali, cioè per vendere i quadri e quindi trarre denaro, ma perché pensano di fare delle opere migliori. Questa è una cosa nota, però meraviglia un po'. Voi andate nello studio di un pittore, qui abbiamo anche degli artisti in sala, e vi meraviglierete un po' nel vedere questo qui. 15 giorni fa c'aveva 5 quadri nello studio, non ce l'ha più. Che ne hai fatti? L'ho venduti, l'ho dati. Ha ceduto le sue opere senza battere ciglio, non aveva relazione più con l'opera, non gli apparteneva più, la dà via per soldi, che sono una cosa certamente che serve a campare, ma non sono, almeno dal punto di vista cattolico, una gran cosa. I soldi, lui dà via le opere, gli artisti, mentre invece gli artisti dilettanti, cioè quelli che si divertono a scrivere delle novelle, perché poi fanno un altro lavoro nella vita, hanno altri interessi, e gli artisti dilettanti, quelli che dipingono per esempio per diletto, e quindi sono artisti dilettanti, cioè persone che hanno con il fare artistico un rapporto episodico, un rapporto superficiale. Comunque hanno un rapporto non coinvolgente. Uno che dipinge la domenica, si chiama appunto pittori della domenica, hanno un rapporto non viscerale, come invece ce l'hanno gli artisti, che non pensano altro che a quello. Bene, questi qua, i dilettanti, soffrono invece quando devono cedere una loro opera. Quando devono dar via un quadro, loro vorrebbero tenerselo, non lo vogliono dare. E soffrono perché nei loro cuori l'attenzione all'arte, l'attenzione dell'arte è poca cosa. Questa è la verità. Essi temono di non poter fare meglio di quello che hanno fatto. Si tengono stretto il loro quadretto, se lo rimirano per tutta la vita, e beati loro, sono contenti. Questa è una differenza che c'è tra, potete distinguere un artista vero da un artista, certamente anche
onorevole, eccetera, una persona che va rispettata, eccetera, ma distinguere un artista vero da uno che non è un artista vero a seconda della tensione che mette nel suo lavoro. La tensione all'arte e la tensione dell'arte. Vedete, io condivido al 100% il tema del meeting. Il tema del meeting dice: il nostro progresso non consiste nel presumere di essere arrivati, ma nel tendere continuamente alla meta. Il nostro progresso. Qui nel tema del meeting c'è una idea di progresso che non è quella più banale e non è più quella corrente. C'è un'idea eccellente, c'è un'idea nobile, c'è un'idea vera della parola progresso, mentre invece l'idea corrente, purtroppo, di progresso non entra con quello che io ho detto fino adesso, l'idea corrente, l'idea volgare. L'idea di progresso, quella corrente, è un'idea in crisi e per fortuna è un'idea fuori moda, almeno nella sua visione di progresso lineare. Comunemente, correntemente, si ha l'idea che progresso significhi andare da uno a due, eccetera. Appunto, quella lì è un'idea che comprende l'avanzamento inevitabile ed è suggerita da pratiche che ci vengono insegnate, ancora che è giusto che ci vengano insegnate, però non è giusto da quelle pratiche trarre quelle conclusioni. Per esempio, la progressione dei numeri. Insegnano nelle scuole che, uno è meno di due, otto è più di sette, eccetera. C'è questa idea del progresso lineare. Questo non è un'idea corretta, non è un'idea fondata, è un'idea superficiale. Non è affatto detto che andando avanti, per esempio, negli anni si migliora. Questo nell'arte non è. Molto spesso, anzi, è il contrario. Succede che gli artisti diano il meglio nella loro gioventù. Ma non ci sono regole. Ecco qua. Noi dobbiamo convincerci che la bellezza della condizione umana è quello che non ci sono regole. Io sentivo dire di ieri con molto compiacimento: ognuno di noi è un'opera singolare del Signore. Quindi non c'è regola. Ci sono artisti, poi la professoressa Buscaroli potrà dirlo meglio di me, che hanno dato il meglio in età avanzata, altri che invece in età avanzata si sono rovinati e hanno dato il meglio quello che anche qui il concetto di esperienza va assunto in maniera intelligente, perché non significa che uno che abbia fatto una lunga esperienza di pittura alla fine, giunto a 70 anni, fa delle opere straordinarie. Magari non è così, perché l'esperienza non si consuma necessariamente nella progressione temporale. Bisogna stare attenti a queste cose. E quindi l'arte, con il progresso, ripeto, nella sua accezione corrente, con l'idea corrente di progresso, l'arte non ha nulla a che vedere, non ha nulla a che vedere. L'arte è una condizione, il fare artistico, l'essere artisti, riflette una condizione totalizzante. Chi è un artista, sia esso un pittore, sia esso un poeta, sia esso uno scrittore, un musicista, si dedica totalmente all'arte. Non si conoscono artisti a mezzo servizio, cioè artisti che facciano un'altra cosa e poi fanno gli artisti. È impossibile, è impossibile.
perché per esempio uno che voglia fare il pianista e lo voglia fare seriamente, voi sapete, deve consegnarsi allo strumento. Benedetti Michelangeli ha passato la vita sua a prepararsi per mesi per un concerto. Queste sono cose che sappiamo tutti. Quello che è importante, almeno dal mio modestissimo punto di vista, è quello che dicevo all'inizio, questa tensione a fare sempre cose migliori, sempre cose nuove, sempre cose, almeno la speranza. Ma negli artisti non è una speranza, negli artisti è quasi una certezza, gli artisti sono persuasi di poter fare di più. E l'arte, il fare artistico nella nostra vita ha un posto centrale. Io ho avuto la fortuna di conoscere von Balthasar, ecco, e quindi von Balthasar è un esempio, l'opera di von Balthasar, detta proprio in due parole, proprio in soldoni, è la bellezza, quindi l'arte, la bellezza come via alla santità. E il Papa è su queste posizioni, anche se moderate dalla sua posizione, dal suo ufficio di vicario. Ora, bisognerebbe che gli artisti leggessero la lettera del Papa agli artisti di alcuni anni fa. Anche il Papa è dell'idea di von Balthasar, è dell'idea che l'artista sia una figura centrale del nostro tempo e di tutti i tempi, l'artista con le sue tensioni e con la sua tensione. Grazie a Gino Agnese che con il suo affabile accento napoletano, ha messo lì, come sanno fare, un po' alcune cose che sembrano di poco peso, ma invece sono questioni rilevanti, non solo la giusta discussione dell'idea di progresso, pensate quanto anche nella nozione stessa di arte contemporanea sembra giustificarsi per un'idea di progressione meccanica, invece giustamente veniva discussa. Oppure, come accennava adesso, l'invito a confrontarsi con alcuni grandi maestri della riflessione come von Balthasar. Sulla questione dell'aspetto totalizzante dell'arte, ma è una nota così personale, così anche un po' per alleggerire la discussione, si conoscono artisti a mezzo servizio, nel senso che gli artisti per campare spesso fanno anche molte altre cose. Lo stesso Dante Alighieri faceva anche un altro mestiere, però è vero, e qui credo sia da intendere meglio l'osservazione che faceva Agnese, c'è un aspetto totalizzante, nel senso che ogni artista sa che il suo destino si gioca nel momento in cui l'opera nasce, il motivo, la tensione per cui l'opera sta nascendo. Poi nella vita può capitare, come molti artisti sanno, di dover campare facendo sei mestieri per avere il tempo per dipingere o per scrivere, e molti artisti anche molto importanti hanno vissuto così. Ma l'aspetto totalizzante è effettivamente il fatto che il momento dell'arte si confronta sempre con il problema del destino. Per questo è totalizzante, non è un problema temporale, non è un problema orizzontale, è un problema di assoluta verticalità, come anche richiamava nell'accenno finale alla lettera del Papa e agli studi di von Balthasar. Adesso ho la parola a Beatrice Buscaroli che ci proporrà, se non sbaglio, poi mi correggerà perché è anche una professoressa, un approfondimento invece sulla situazione attuale dell'arte anche attraverso alcune osservazioni critiche sul suo sviluppo recente. Grazie. Farò un discorso un po' più amaro di quello del dottor Agnese, che non per niente è napoletano ed è ottimista e noi del nord siamo più pessimisti, soprattutto in rapporto a questa idea della bellezza e dell'arte, considerando poi, diciamo, lo scopo, io lo chiamerò scopo oggi rispetto alla parola tensione, come una parola che sottostà a tutto quello che io dirò.
Io penso a questo intervento da diversi mesi, sinceramente, perché sono talmente tante le cose che una persona che fa il mio mestiere vede e vorrebbe dire affinché qualcosa cambi, che io ho accumulato molti libri. Adesso non vi spaventate, perché di questi libri prendo una riga per uno, e tutte le volte che leggevo un giornale o vedevo una mostra pensavo: questo lo dico al meeting, perché la nostra situazione, la situazione di gente che comunque si trova a lavorare dentro il mondo dell'arte, molto spesso è una situazione complicata da una completa separazione, a mio parere, che c'è non solo tra l'arte e la bellezza, che ormai è una parola che nessuno oserebbe neppure più pronunciare per non farsi tacciare così di passatismo o molto peggio, ma proprio anche tra l'arte e i suoi stessi scopi. Una ventina di giorni fa si è inaugurato a Francavilla al Mare il 55esimo premio Michetti, con una mostra curata dal professor Stefano Zecchi e il contemporaneo premio che tutti gli anni, dagli anni 40, viene dato ad alcuni artisti. Il professor Zecchi ha fatto una prolusione spiegando il premio e spiegando le ragioni che l'hanno portato a fare una mostra che è appunto dedicata al mito nell'arte, miticità delle immagini, politicità dell'arte. È inaugurato con un intervento estremamente semplice, la cui prima domanda era: perché l'arte di questi anni sta annullando le proprie ragioni e tutti gli artisti in generale, gli artisti internazionali, gli artisti che vediamo alle mostre importanti, gli artisti che veniamo alle biennali, continuano a maltrattare l'arte fino al punto da mettere continuamente in discussione le stesse ragioni di esistenza dell'arte. Fino al punto da continuare su questa ironia, con questo gioco, con questo scherzo, poi mi soffermerò un minuto sullo scherzo inteso come coup de théâtre alla Marcel Duchamp. Voi sapete, Marcel Duchamp è stato l'autore che nei primi anni 10 ha fatto i gesti più dirompenti nel mondo dell'arte, ma si parla del 1911, del 1913, del 1917 ed è passato un secolo. Il professor Zecchi ha fatto questo discorso appunto molto semplice, molto lineare, dicendo: a questo punto la perdita della bellezza nel nostro mondo vuol dire che noi stiamo rinunciando alla nostra civiltà, e quindi la bruttezza delle nostre città, delle nostre periferie, delle nostre architetture, in fondo anche di gran parte del nostro modo di vivere, è diventato un modello ugualmente imitabile della bellezza. Vi cito solo alcune frasi. Ciò che accomuna questi sperimentalismi è l'idea che la forma non sia più, o in nessun caso possa ancora essere, il risultato di un rapporto percettivo con la realtà rappresentabile attraverso un codice e una grammatica riconoscibili e condivisibili da tutti. Non solo, si afferma anche in modo più o meno esplicito l'impossibilità da parte dell'artista di oltrepassare con l'opera la propria interiorità, come se l'arte non fosse più in grado di parlare del mondo esterno ma soltanto del mondo soggettivo. Poi, per abbreviare, queste opere, dice Zecchi, non comunicano più niente. Il loro linguaggio comunica qualcos'altro, l'assenza o l'impossibilità di qualsiasi comunicazione. Per concludere che l'arte, quella che da secoli convenzionalmente chiamiamo arte, non può che rimanere un patrimonio delle civiltà in cui continua a essere forte e caratterizzata l'identità culturale. Se crediamo che la nostra arte possa e debba esprimere un'idea di mondo, un senso della vita, un bisogno di bellezza, se pensiamo che essa abbia nel suo fondamento la ragione della sua esistenza, quest'arte dovrà essere un'arte politica. Questo discorso è stato applauditissimo da un pubblico vasto come potrebbe essere quello di questa sala e non da nessuno dei critici d'arte che con me condividevano questa giuria, al punto scandalizzati che volevano prendere le distanze ufficialmente. E io semplicemente ho chiesto perché io ero completamente d'accordo
con il discorso di Zecchi, che sembrava un discorso fatto da uno che viene dall'esterno. Zecchi si è detto stupito, ha detto che pur essendo un autore che scrive sui giornali, lo leggerete sia su Arte che sul giornale, non aveva mai messo bene le mani dentro il mondo dell'arte, dentro il mondo delle gallerie, ha detto che è rimasto sconcertato perché è entrato in quello che noi Agnese, noi Farnasieri, noi chiamiamo il sistema dell'arte, ossia ha toccato con mano un mondo che ormai è un mondo completamente autoreferenziale, che si basa su tutta una serie di regole che ormai non solo non appartengono alla bellezza, ma non appartengono più neppure all'arte. E questo ve lo dimostro facendo una piccolissima, altre due piccole citazioni, perché io ho avuto la fortuna di lavorare con Gino Agnese quest'inverno, in quanto sono stata nominata commissario di una delle quadriennali che nel 2002 e nel 2003 hanno preceduto la mostra che sarà aperta nel 2005. Abbiamo, diciamo, fatto un'esperienza molto interessante, come si diceva negli anni 70, sul campo. Ora, se voi leggete i due cataloghi che sono stati editi in occasione di queste due mostre, riconoscerete una cosa che non è mai esistita nella storia dell'arte, ossia tutti noi commissari abbiamo scritto un saggio per giustificare la scelta degli artisti che ognuno di noi ha portato. Ognuno di noi ha dovuto precedere le sue considerazioni dalla definizione di che cos'è arte per lui. Questo è una cosa che non è mai esistita in nessuna civiltà, ossia per secoli e secoli chi faceva arte, chi la comprava, chi ne scriveva, sapeva di cosa parlava. Vi faccio un accenno piccolissimo, scrive il professor Gualdoni, per dire: viene da dubitare della necessità stessa di un territorio che valga la pena di decidere come artistico, se non come ambito ipotetico, ambito critico appunto, intorno al quale intessere le ipotesi e le opzioni vere. Critico vuol dire che poi, a posteriori, è il critico che decide dove situare determinate cose. Massimo Bignardi: la pittura, per essa intendo sia la pratica della tradizione, l'energia di far abitare lo spazio bianco, eccetera, sia la manipolazione della visione operata dai processi della fotografia. Dunque abbiamo addirittura una definizione di che cosa è la pittura, che poi appunto è necessario allo sviluppo successivo del suo saggio. Professoressa di storia dell'arte dell'Università di Napoli, Maria Antonietta Picone, in un saggio bellissimo, scrive: questa genericità delle classificazioni è stata voluta dal momento che la situazione attuale della ricerca artistica non consente in realtà classificazioni. Per finire con un altro professore dell'Università e dell'Accademia di Roma: mai in nessuna epoca quanto in quella attuale è accaduto che la parola artista sia stata così vaga, arbitraria e fondata sull'improvvisazione. Voi considerate che queste sono persone che lavorano dentro il campo dell'arte, che se ne occupano tutti i giorni e che devono perdere metà dello spazio loro assegnato per spiegare qualche cosa che, a mio parere, nelle altre civiltà o negli altri tempi o soltanto 50, 60, 100 anni fa si dava per scontato. Nessuno doveva spiegare che cos'è la pittura. Io sono rimasta molto colpita da questa cosa. Perché? Perché è lo stesso stupore che prende uno spettatore normale, uno spettatore che si trovi a Venezia in occasione di una delle biennali. Poi il parlare della biennale è un vezzo e un vizio di tutti i critici d'arte, però è un vizio obbligato, nel senso che quando si entrava l'anno scorso nella grande sala di ingresso e c'era questa immensa installazione di Damien Hirst composta da 18.000 pillole, veniva naturale chiedersi che cosa era, veniva naturale per me che faccio questo mestiere, come veniva naturale per qualunque visitatore che si trovasse di lì. Salvo poi scoprire, leggendo l'etichetta, leggendo la didascalia, che il significato di questa installazione, 18.000 pillole è una pazienza infinita, significava però che l'armadio viene utilizzato come cornice o contenitore al fine di eliminare espressioni emotive o sentimentali. Quindi voi trovate dietro uno sforzo enorme dal punto di vista, diciamo, artistico, tra virgolette, o dal punto di vista così della disposizione, per rappresentare un pensiero assolutamente inutile. Deve essere un vizio che ho preso da mio padre. Assolutamente inutile, o comunque di una banalità sconcertante. Probabilmente non era sufficiente fare tutto questo lavoro.
Dall'altra parte, invece, dal punto di vista dei curatori della mostra, voi trovate, questo lo leggete sul catalogo e su tutti gli articoli usciti in quei mesi, che uno dei curatori, Carlo Basualdo, dice: alcuni dei lavori in mostra non sono neanche arte, o comunque non sono stati realizzati con questo scopo. Questa è la ragione del mio pessimismo, ossia io condivido l'idea di Agnese e spero che la gente che dipinge come Casadei, come Floreani, come la Fornasieri, come Frisoni, rispondano a questa domanda. Però io mi domando che cosa noi, che siamo critici in un certo senso, ma che abbiamo altre idee, e sarebbe meglio dire altre ideologie, che cosa possiamo rispondere a una tendenza che vuole distruggere non solo l'arte, ma addirittura la separazione tra l'arte e la vita, e che comunque dà all'arte un'assoluta casualità. E questa casualità che significato ha? Vi citerò solo una parola di Duchamp, perché Duchamp, quando uno prende in mano il suo libro, vorrebbe dire e raccontare tutto. Duchamp, oltre ad aver messo il famoso orinatoio, cioè la famosa fontana, il famoso scolabottiglia, o quelli che lui chiamava objet trouvé, cioè che la parola che in italiano non ha una vera traduzione perché ce l'ha poi solo in inglese e sarebbe ready made, in italiano è stato sempre mal tradotto come bello e fatto, ma la parola in realtà non c'è. Voi considerate che lui nel 1918 pose in un museo un ordinary metal comb, cioè un pettine con una iscrizione sopra, e lo mise proprio dentro una bacheca di un museo, nella teca di un museo. E poi, 48 anni più tardi, ritrovandosi lui stesso nel museo di Filadelfia, dove era conservato questo pettine, disse: non volevo né bellezza né bruttezza, niente che avesse un significato estetico, puntini. Non è neppure stato rubato in questi ultimi 48 anni. Dunque l'ironia è già stata inventata non solo nel 1918, ma nel 1960, quanto fa, quando lo stesso Duchamp tornò a rivederlo e ebbe il coraggio di fare una nuova ironia sulla sua stessa arte. A questo punto vi cito solo in due parole alcuni contenuti di una mostra il cui comunicato stampa ho trovato l'altro giorno andando a Bologna nel computer, perché c'è una mostra importante che fa una galleria importante di Brescia che presenta 10 artisti. Io vi cito solo in poche parole quello che portano gli artisti, senza dirvi il nome del progetto, proprio perché parliamo dello scopo nell'arte. Una coppia di artisti che hanno un nome, vogliono rivelare la vitalità latente di alcuni materiali commestibili quotidianamente consumati, ortaggi e frutta, perché non si rivolge mai l'attenzione all'ortaggio e alla frutta come organismo vivente, ma vengono appunto usati come noi tutti sappiamo. Altri due artisti si occupano fanno un'installazione che si chiama Hello My Dear Kamikaze, mettendo phone, forbici, gambe, braccia, cinture esplosive, timer, disegnati a pennarello sulle pareti, si sovrappongono ed alternano sculture di stoffa cucite e acquerelli di vario formato. Questa è una specie di collage che ci racconta la giornata tipo di una santa kamikaze, indecisa tra farsi un caffè e farsi esplodere. Poi, non voglio, perché questo sembra che ha un aspetto molto più folcloristico di quanto non sia. Chi sa bene e conosce il mondo dell'arte sa che questa è la realtà e che non sono cose che io sono andata a cercare, cioè sono loro che hanno trovato me con la naturalità di un comunicato che arriva per posta. E poi c'è un artista che utilizza la pelle e la parola, veicoli privilegiati dall'esperienza con l'esterno, e poi un altro artista che si occupa, diciamo, dell'immagine della cucina e fa un'installazione sulla finestra, da dove l'energia di un grande ventilatore spazza via tutto ciò che sta all'esterno dell'appartamento. Scusate se ho usato questa specie di mini espediente teatrale. Il titolo del progetto di questa mostra, cui lavorano 10 artisti, si chiama Luciana Lichizzetto cambia casa. Abbandona la casa dove ha vissuto per 5 anni e si trasferisce in un altro quartiere di Torino. Questa è una cosa serissima ed è appunto è nata l'idea di coinvolgere l'amico gallerista e organizzare una mostra con 10 artisti.
questi giovani, dove voi trovate in tutta questa spazzatura, in tutti questi oggetti, una inutile e realmente disorientante congerie di oggetti che non sono neanche più Duchampiani, perché non hanno più neppure quello che Duchamp aveva, ossia l'ironia. L'ironia non può durare più di 100 anni, e quindi in questo modo, a mio parere, questo resta veramente come spazzatura. A questo punto, per quello io mi dico, questa separazione tra l'arte, la bellezza, è stata fatta all'inizio del secolo con le avanguardie, non il futurismo a mio parere, ma tutte le altre avanguardie. Però è stato un principio che comunque ha dominato la rottura della forma, perché da quando la forma ha rotto canoni millenari, ovviamente ha abbandonato l'idea classica e nostra della bellezza. Ma a questo punto l'arte, se possiamo, a parte le polemiche, intendere queste cose come arte, ha completamente abbandonato il suo significato, ossia noi e voi e tutti, per capire questi principi dobbiamo leggere i loro comunicati, dobbiamo leggere i loro cataloghi e dobbiamo capire perché questa signora deciderà di farsi saltare in aria o di bersi il caffè. E quindi è un'arte che comunque non ha più quella autonomia che in tutti i secoli di cui noi siamo figli bastava a se stessa, ossia era una si spiegava con la sola immagine. Bellissimo, leggendo questi miliardi di libri con cui io potrei parlare fino per 3 ore, adesso non guardo più a destra perché vogliono che chiuda, adesso chiuderò. Però Pausania, che è il grande scrittore greco, l'inventore della scrittura di viaggio, chiamava Fidia il fabbricante di dei. Un autore come Fidia diventa immediatamente l'inventore di una eternità dovuta proprio alla universalità di quella forma. Se voi vi rendete conto che noi siamo stati capaci negli anni 70-80 di inventare un principio che si chiama bad painting, adesso purtroppo non faccio in tempo a leggervi le definizioni precise, però la bad painting è una pittura nata alla fine degli anni 70 e codificata da vari critici inglesi, tra cui un artista critico, che vuole imitare gli aspetti più degenerati della cattiva pittura, ossia della cosiddetta pittura da dilettanti, per prendere in giro dall'interno il sistema classico della pittura. Questo è un principio che sovverte completamente il concetto, che ci ha anche questo dominato per secoli, della calocagazia. Cioè, noi abbiamo studiato al liceo che cosa vuol dire kaloska i agazos, e non è soltanto un principio greco, perché l'idea che la bellezza e il bene possano coincidere è un'idea che poi da Platone è passata anche a tutta la cultura europea, a tutta la cultura, non direi neanche solo cristiana, è proprio a tutta la cultura fino al principio del nostro secolo. E dunque il mio dubbio è proprio questo, ossia nessuno ha più il coraggio di parlare di bellezza, e l'arte non sappiamo più esattamente che cos'è, e va comunque spiegata con un spreco di parole che supera enormemente le parole che sono state usate nella storia per spiegare per esempio l'arte di Michelangelo o l'arte di Caravaggio, al di là della filologia che studia la storia dell'arte. E quindi mi viene, concludendo, vi voglio fare l'ultima libro molto interessante di una studiosa americana che si chiama Venere in esilio, il rifiuto della bellezza nel XX secolo. È un'autrice della Pennsylvania University che sottolinea come sia stato brutale l'abbandono della bellezza nell'arte dal Novecento fino ai giorni nostri, facendo un paragone interessantissimo. Ossia, nel 1816 Mary Shelley scrive il libro Frankenstein. Considerate che noi siamo un po' viziati dall'avere visto dei film che lo trasformavano in una cosa molto simpatica, però assolutamente ridicola. Io non avevo mai letto questo libro e l'ho preso proprio perché questa studiosa sottolinea quanto
ci sia dell'influenza di Kant in un'autrice che, pur avendo scritto Frankenstein a 19 anni, però è figlia di un signore nella cui casa Coleridge lesse la prima volta il manoscritto della ballata e moglie poi del poeta Shelley. La studiosa americana fa un paragone molto interessante tra l'idea di ricostruire artificiosamente un corpo come gesto polemico nei confronti della definizione di Kant che divide bello e sublime. Qui ho finito con la filosofia perché è solo una parola, però considerate che il bello, ancora secondo Kant, è una categoria semplice, comprensibile da tutti. Il sublime è qualcosa che rompe gli schemi consueti della bellezza per far approdare a un altro significato. La signora Steiner dimostra che questa posizione, diciamo, implicitamente polemica nei confronti di Kant, che prende Mary Shelley, ha moltissimo in comune con le avanguardie del secolo scorso, ossia l'idea di rompere con i canoni stabiliti della bellezza vuole raggiungere uno scopo che naturalmente non è più il sublime di Kant, ma che comunque abbandona l'idea del canone, cioè l'idea della forma, l'idea del kalos dai agathos, del bene uguale bello. E è veramente commovente leggere, perché appunto, e vi invito a farlo, leggere un libro di cui secondo me è difficile che uno abbia una visione appunto liberata dai luoghi comuni, di questa creatura, che è una creatura talmente brutta, la cui fine è determinata da questa cosa, che è la cosa che si ricorda nel film, cioè lui ha vita e ha vita dall'assemblaggio di pezzi brutti che non hanno significato insieme. E lui dice al suo inventore, che poi è l'inventore Frankenstein, la creatura non ha nome, gli dice: tu mi devi fare una donna, perché io voglio conoscere i sentimenti, voglio conoscere l'amore. E lui dice: no, io non te la posso fare perché tu sei troppo brutto e io alimenterei una eredità di bruttezza nel mondo. Il bello del libro è che c'è una lunghissima monologo del mostro che spiega la sua scoperta del mondo e a poco capisce perché la sua bruttezza impedisce all'uomo di costruirgli una posterità. Ero inoltre dotato di un aspetto orrendamente deforme e ripugnante, non ero nemmeno della stessa natura dell'uomo. Ammiravo la virtù e i buoni sentimenti, amavo le maniere gentili e le dolci qualità dei miei vicini, ma ero escluso da ogni rapporto con loro. Che cos'ero io? Dove erano i miei amici e i miei parenti? Questa specie di grido che dura diverse pagine e che poi però è da forma in questa conclusione che io vorrei dare a queste considerazioni a una domanda che io adesso rivolgo alla nostra amica Letizia. La domanda è così: perché hai dato forma a un mostro così orrendo che persino tu, l'inventore, ti sei ritratto da me disgustato? Dio pietosamente fece l'uomo bello e seducente, secondo la propria immagine, ma la mia forma è una copia schifosa della tua, resa ancora più orrida dalla stessa rassomiglianza. Io sono solo e aborrito da tutti. Questo sarebbe proprio la bruttezza che finisce e che si rivolta contro il suo creatore. Voi considerate che lui, a causa di questo suo destino di solitudine, uccide tutti. E dunque è una bruttezza costruita con un'idea di artificio assoluto che priva di quella bellezza e di quella umanità che comunque per amore o per forza abbiamo ereditato dal nostro passato, si rivolta contro il suo creatore. A questo punto, ecco, io mi chiedo che cosa sia adesso lo scopo dell'arte e se un'arte che continua a celebrare, mortificando se stessa, la sua inutilità e la necessità della sua morte, perché Hegel lo disse un secolo e mezzo fa, adesso la maggior parte degli artisti lo fa, non sia realmente qualcosa di paragonabile a queste parole davvero commoventi.
mentre il poeta Bruno Tolentino faceva omaggio del suo libro, colpito l'intervento della professoressa Buscaroli, io pensavo come rilanciare appunto la domanda, anche un po' inquietante, perché effettivamente che un critico d'arte già di mestiere ed esperienza come la professoressa Buscaroli finisca il suo intervento dicendo: beh, ditemi cosa serve, no, dimmi tu Letizia cosa serve l'arte, e dice di tutto il dramma che il mondo dell'arte sta vivendo, no? E in qualche modo credo che nelle parole che abbiamo ascoltato, almeno io lo interpreto così, ma è un modo per rilanciare il dibattito per l'ultimo intervento, abbiamo sentito come la grande urgenza che ci siano opere che cambino eventualmente questo corso, perché non è un'analisi contro un'analisi, un discorso contro un discorso sull'arte, ciò che può in qualche modo rispondere a questa esigenza che ci sia un'arte non sotto il segno di Frankenstein, per stare all'esempio dato, ma ci sia un'arte che sappia rimettere in moto questa tensione al buono e al bello. Allora io dico due cose anche per giustificare, tra virgolette, la presenza di un artista che parla. Gli artisti non parlano, gli artisti fanno le loro opere, ma giustifico in questo modo anche la presenza. Gli artisti non nascono nel vuoto, sono sempre l'espressione di qualche cosa di più grande di loro, di una trama di rapporti, di un popolo, si diceva una volta. Ma questo è tremendamente vero. E l'arte di cui abbiamo sentito parlare, da Beatrice Buscaroli, è l'arte che nasce non appena nella mente degli artisti, ma nasce in un contesto di un popolo che di Frankenstein ha fatto una specie di luogo comune del proprio modo di pensare, non solo all'arte, ma tante altre cose. Allora io dico che occorrono opere, che occorrono, perché ogni opera è come un avvenimento che può cambiare la teoria. Ogni opera può essere qualche cosa che cambia il discorso. Non sarà mai un discorso a cambiare il discorso sull'arte, ma è l'insorgere di opere e di artisti diversi. Di opere e di artisti che nascono da un popolo che chiede all'arte qualcosa di diverso che l'essere l'arte del segno di Frankenstein. Per questo io ho voluto invitare Letizia, di cui conosco il valore come artista, riconosciuto naturalmente non solo da me ma da tanti altri. L'ho invitata a parlare e sono contento che lei abbia scelto questo particolare modo di parlare, per questo vedremo anche delle immagini, perché ha scelto di parlare appunto leggendo da artista l'avvenimento, l'opera anche di altri artisti. A te, Letizia. Grazie. Allora, sto vicino. Allora, intanto io ringrazio il Davide di avermi invitato, perché mi sono trovata il nome scritto senza che me lo dicesse prima, ma comunque sono contenta di essere qua. E quello che diceva lui adesso, che l'artista nasce in un popolo, è vero. Cioè io tutto quello che vi dico l'ho imparato da incontri, da persone, non me lo sono inventato io. Abbiate un po' di pazienza, perché... Allora, il meeting dice, questa frase di San Bernardo dice: correte fratelli perché arriviate allo scopo, il che avverrà se comprenderete che allo scopo non siete ancora giunti. Allora, se lui dice così, vuol dire che c'è uno scopo, che c'è una meta. Ma a noi interessa che ci sia una meta? Io, guardando la mia esperienza di artista, diciamo così, ho imparato che l'arte è il fare un quadro è l'esito di un rapporto tra me e la realtà, quindi ci vuole un io e che si rapporti con delle cose, con delle situazioni. Ma appunto a me, mi dicevo, mi interessa capire che cosa c'è, perché ci sono le mele sul tavolo della mia cucina, mi interessa capire perché io posso bere il caffè la mattina e altri no, perché io posso lavarmi con l'acqua calda e in Cecenia no, perché in Palestina si sparano da 50 anni, cioè, che ci crediate o no, queste sono domande che io mi faccio tutti i giorni. E appunto, perché dicevo, oggi qualcuno non si è alzato, io invece mi sono alzata e sono venuta qua, domani altri non si alzeranno più. Io ho cominciato a dipingere con queste domande dentro e volendo che la realtà mi rispondesse.
Però io mi accorgo anche che nel mio ambito di lavoro quasi nessuno, direi, mi chiede di fare questo lavoro, di avere queste domande sulla realtà. Nessuno me lo chiede. Nessuno anche mi chiede di fare questo lavoro. Cioè, se io non vado a lavorare un giorno nel mio studio, nessuno dice niente. Non devo mica timbrare il cartellino, cioè io non posso anche non lavorare per 2 o 3 mesi, non succede niente. Allora, che valore ha il mio lavoro? E pensavo che l'arte è come una serie di specchi di cui gli artisti fanno dono agli uomini perché ciascuno possa, guardandosi nello specchio, nelle opere, cogliere un pezzetto di sé e costruire, assemblare il proprio volto. E questo cercare la ragione che io ho come domanda costitutiva di me, la ragione delle cose, del mio esserci e dell'esserci delle cose, è come se uno cercasse la corrispondenza con qualcosa. È come se uno cercasse ha perso il mazzo di chiavi di casa e deve trovarle e mette a suo quadro tutta la casa finché non trova le chiavi. Però mentre cerca ha in mente l'oggetto a cui corrispondono le chiavi, ha in mente che cosa trovare. E quando si dice tante volte che l'artista cerca, ma chissà, è vero che cerca, ma io non voglio cercare, io voglio trovare. Però per inoltrarsi in questo lavoro, quindi io dico che il lavoro dell'artista è come il lavoro del metalmeccanico, è come il lavoro di ciascuno di noi che si alza la mattina e deve rispondere alle situazioni, alle cose che lo interpellano. Però per inoltrarsi in questo lavoro ci vuole un criterio, ci vuole un metodo. E io, dall'esperienza che ho nel mio ambito di lavoro, nessuno ci insegna questo metodo, nessuno ci chiede di averlo. E il criterio con cui guardare il nostro lavoro e il lavoro degli altri che fanno gli artisti non ci viene detto. Io ricordo a Brera che alle lezioni di storia dell'arte si analizzava tutto, si trovava una collocazione per tutto, si trovava una casella per tutti e tutti gli artisti sono interscambiabili. Io invece dico di no, che Michelangelo non è intercambiabile con il Pinturicchio, Michelangelo è molto di più, Beethoven non è interscambiabile con Catalani, Beethoven è molto di più, dice all'umano molto di più di Catalani. Allora, la tragedia è che non si giudica niente e non si ha il criterio per giudicare. E nessuno a me chiede, ma tu che cosa stai dicendo? E perché lo dici? E perché lo dici in quel modo? E quello che dici corrisponde al vero? Ecco, questa domanda non la fa nessuno. Testori, per esempio, io ho imparato da lui una cosa che mi tengo sempre a mente, che diceva che l'arte è la proposta di un'esperienza. E la mia amica Paola, che lavora nella stessa galleria con me, mi diceva, allora è come se ciascun artista dicesse, io sono qui, io sono a questo punto. Ma a me, guardando 10 artisti, mi interessa di vedere dove tu sei, a che punto sei, guardare te, guardare come tu guardi. E allora magari io dico, io sono qui, io voglio venire lì da te, perché mi insegni qualcosa di più. E perché ciascun artista dice una parte di verità, un pezzo di verità. Però ci sono alcuni che ne dicono di più e in modo più totale e altri, secondo me, che la dicono in modo meno compiuta, perché si può giocare molto con queste domande che uno ha dentro. Per esempio, ricordo 2 biennali fa a Venezia c'era
un video proiettato a tutta parete in cui c'era un uomo che aveva le mani e i piedi inseriti in sfere rigide, e tutto e questo uomo era faceva continuamente in assoluto silenzio il tentativo di stare eretto in piedi, e non ci riuscivano, che se uno ha i piedi dentro una sfera rigida non può stare in piedi. E allora io dicevo, questo artista qui teorizza, cioè dice che l'uomo è incapace di essere, non può stare in piedi, che in parte è vero, in parte non è totalmente vero, perché quell'artista lì, di cui non ricordo il nome, il giorno dopo aver fatto quell'opera lì, si alza, beve il caffè, va a mangiare la pizza con i suoi amici, per cui continua a vivere, per cui continua ad affermare che si può esistere. Allora, di fronte, come dicevo prima, a 10 proposte di artisti, cosa bisogna fare? Bisogna, io dico, preferire qualcuno. Bisogna decidere di stare con qualcuno e di stare con chi ti corrisponde di più. Corrisponde non dire che che ti lascia tranquillo, vuol dire che ti sollecita di più a essere uomo, ti esaspera le domande, ti chiede di cambiare delle cose di te. E allora io vi faccio vedere quattro artisti brevemente che mi interpellano, che io sto braccando da un po' di anni, perché quelli lì, secondo me, a me devono dire delle cose, mi stanno dicendo delle cose. Allora, il primo artista che vi faccio vedere è questo Bauer, tedesco di 40 anni, in cui vi faccio vedere questo e il successivo. Comunque, lui, questi sono quadri, non sono foto. Dipinge su tela, penso proiettando la foto, comunque. Questo qui mi interpella perché io mi sono chiesta, ma perché questo qui vuole che percettivamente il suo lavoro sia analogo a quello di una fotografia, al linguaggio fotografico? Perché? Allora, da una parte, adesso io vi butto lì anche delle domande, non è che so rispondere. Perché non basta la foto? Potrebbe fare una foto, è analogo questo lavoro qua? Allora, parlando appunto con la mia amica Paola, ci veniva in mente che allora un certo uso della foto è come fare una rapina della realtà, delle cose. E rapinare non va bene, vuol dire distruggere quello che hai davanti. Invece ricopiare, stare con tutte queste cose che uno direbbe, questo avanzo di cibi, stare lì ore e ore con tutte queste cose, è come, appunto, ci vuole il tempo, che è un fattore che la nostra società sta uccidendo. Invece il tempo della convivenza con le cose è quello che è il fattore che ti permette di conoscerle. E l'altra cosa che mi chiedevo è, ma perché questo qui vuole fare tutto, i pezzetti di carta, tutto quello che ha fotografato lo fa, tutto. E dicevo, è giusto volere tutto, cioè io dalla vita voglio tutto. E anche questo qui a me sembra che voglia tutto. Però perché non abbraccia queste cose imprimendovi il suo segno? Perché io dico che il rapporto tra me e questa bottiglia, se ne venisse un quadro e lo facciamo fare a 10 persone diverse, vengono 10 quadri diversi. Perché ciascuno ha il proprio modo di abbracciare la cosa, di volerle bene. Ed è come se questo qui Bauer, a me sembra, come se rinunciasse al suo segno. Adesso sono considerazioni che non è che chiudono. L'altra che volevo farvi vedere è questa invece, in cui il segno, il suo segno nella realtà è molto forte nell'opera.
È una pittrice inglese che si chiama Jenny Seville. Questa è una fotografia del suo corpo spiaccicato su una lastra di vetro e fotografato. Ecco, questa qui usa la fotografia in un altro modo, volendo che il suo segno ingombri tutta la superficie del quadro. Ed è come se lei dicesse: questa è la mia carne, io sono qua, ma a te ti interessa che io sia qua? A chi interessa che io sia qui? E questa è sempre lei, lei dipinge benissimo, è un suo autoritratto. Tragicamente lei fa tutti questi corpi o di sé o anche di persone che si sottopongono al lifting, per cui hanno ferite, cerotti, eccetera. Ma è come un grido di supplica questo qua, questo volto, eh? E poi vi faccio vedere questo, un altro uso ancora della fotografia. Questo è un artista che si chiama Spencer Tunick. Sono delle, lui raduna migliaia di persone da appuntamento, li fa svestire e li colloca, dice lui come collocarsi rispetto all'ambiente, alla piazza, all'edificio. Qui sono in Piazza Navona. E poi fa le foto, durano 2 minuti e via. E il successivo è questo. Ma ritorniamo a questo che più... E questo qui mi è venuto in mente, il Salmo che dice: che cos'è l'uomo e perché te ne ricordi? E a me questo qui fa venire in mente, mi sollecita queste domande. Ma noi, che cos'è il nostro alzarci alla mattina e ingombrare gli edifici, le strade, le piazze? Che cos'è questo nostro stare? E poi mi azzardo, faccio un azzardino, questo qui è il Maurizio Cattelan, un artista, vabbè, famosissimo, che un paio di mesi fa a Milano ha fatto questa installazione in cui ha impiccato 3 manichini, 3 bambini vestiti in piazza 24 maggio e ha suscitato un vespaio di polemiche anche da gente che non si direbbe, non avrei previsto. Comunque io non do un giudizio, dico che questo qui mi interpella. Allora, se una cosa interpella bisogna starci su, bisogna capire perché interpella. E lui diceva, per esempio, ha detto: in realtà volevo che l'opera non sembrasse solo mia. Non sono io che ho appeso i bambini agli alberi. Noi tutti stiamo facendo molto peggio, in maniera diretta o per interposta persona. Era una crocifissione, forse un sacrificio rituale. Non doveva portare nuove attenzioni su di me, ma solo sul mondo là fuori. Non mi sembra sia cambiato granché. Una volta le esecuzioni le guardavi in TV, in piazza, oggi le guardi in TV. A me sembra che stia dicendo una cosa vera, una cosa che accade, e allora bisogna farci attenzione. Certo che, per esempio, davanti a modi così diversi di dire, appunto, a volte anche a me ci si chiede, come diceva la Beatrice, che cosa stiamo facendo, no? Allora, a me è capitato 2 anni fa di avere questo momento di dire: ma io cosa sto facendo, cosa serve il mio lavoro? Allora, una mattina ho telefonato al mio gallerista e gli ho detto: ma senti, tu che ragioni hai di alzarti alla mattina? E lui è stato lì un attimo in silenzio e poi ha detto: beh, io faccio un servizio, servizio del gallerista, di promulgare l'arte, di quello che volete. A me è rimasta in testa la parola servizio. E lui diceva: ma tu il servizio fallo a me. E io dicevo: beh, servizio a lui non mi basta fare vivere per fare un servizio a un altro. Io devo fare un servizio a me, in primis lo devo fare a me. Allora mi è venuto in mente che l'unico servizio che io posso fare a me
è di ubbidire a come sono stata fatta. Cioè, io sono stata fatta così, so dipingere e uno sa fare un'altra cosa, ma è uguale. E vale per tutti questa cosa, perché il nostro dovere, il primo dovere, è di essere uomini, non è di essere artisti. Ripeto, il pittore secondo me è come un metalmeccanico. Mio fratello Camillo non è d'accordo, ma io per adesso affermo ancora così. E io dico che ciascuno quindi risponde alla realtà così come può lui, no? E ciascuno offre, rispondendo alla realtà, offre la sua esperienza, cioè il modo suo di guardare e di trattare le cose. E dico che ciascuno deve dipingere il suo quadro. Certo che la pittura ha un potere molto grande, la pittura ha questo quadro di Van Gogh, la pittura ha il potere di dire a una cosa: io ti raccolgo, tu sei bella, tu mi interessi, stai qui con me. E Van Gogh ha fatto così con le cose, cioè ha voluto bene alle cose. Se non si fa così, cioè se non si torna da una mostra portandosi dietro la possibilità di voler più bene alle proprie scarpe, in questo caso, è inutile che andiamo a guardare le mostre o a leggere i libri o a istruirci sull'arte, è perfettamente inutile, secondo me. Allora io dico che la vita è questa lotta di come Giacobbe con l'angelo. La lotta è di assediare la realtà. Questo qui è un mio quadro di un po' di anni fa, in cui ci sono dei tubetti bianchi disposti sul tavolo che assediano le mele, delle mele. Noi dobbiamo assediare la realtà perché dobbiamo costringerla a rivelarci il suo segreto. E la lotta che Giacobbe ha fatto con l'angelo, come esito, ha dato che Giacobbe ha ricevuto un nome nuovo, Israele, che vuol dire ho lottato con Dio. Allora io dico che il compito, lo scopo è di essere, lo scopo di essere uomini è di imparare il proprio nome e che questa è la meta. Fine. Allora, solo due minuti per concludere, anche perché vorrei andare a vedere il mio spettacolo. E, l'arte, come abbiamo sentito, non chiede classificazioni e quindi non chiede nemmeno di essere d'accordo su delle classificazioni. Io ho molte domande aperte dopo questa discussione, più che problemi risolti. Ho anche dei giudizi diversi, per esempio l'operazione di Cattelan penso che sia una cavolata, perché la città non è un museo, ma questo si può discutere all'infinito su queste cose, proprio perché l'arte non chiede di avere classificazioni su cui si è tutti d'accordo. Credo però che la provocazione di questa prima discussione qui al meeting è il fatto che l'arte chiede di essere un'esperienza, l'arte vuole essere un'esperienza significativa per cui si risveglia dentro di me la tensione che mi fa uomo, la tensione ad amare le proprie scarpe, veniva detto prima, cioè la tensione al buono e al vero e al bello. L'arte è un'esperienza, non è un discorso su cui si tratta di mettersi d'accordo, tant'è vero che è un'esperienza che si fa di fronte a degli avvenimenti, a delle opere. Le opere sono degli avvenimenti, non sono dei discorsi. Un'opera è una cosa che succede, non è un discorso che ti chiede di essere d'accordo. Allora quello che occorre, e in qualche modo l'abbiamo cominciate a vedere, perché un'esperienza ci sia, perché un'esperienza si approfondisca, perché un'esperienza sia sempre più grande, come in tutte le cose della vita, perché l'esperienza dell'arte sia più grande, sia più vera, sia più profonda, quindi questa trasmissione di tensione sia più grande, sia più presente nella nostra vita, occorre incontrare autori. Io lo dico sempre anche ai miei amici poeti, guardate che la parola autore è terribile, perché la parola autore ha dentro di sé la parola autorità, e la parola autorità ha dentro di sé la parola aumento, l'aumento della vita altrui.
occorre incontrare autori, cioè occorre incontrare artisti che siano autorevoli, dove l'autorevolezza non è appena il mercato o altre cose, l'autorevolezza è il fatto che incontrando quella persona lì, dove è, come diceva giustamente adesso Letizia, ti accorgi che ha un'autorità rispetto alla tua vita, ha un'autorevolezza, cioè mette una tensione in più alla tua vita rispetto a quello che hai adesso, è una tensione rispetto all'esistenza, è una tensione, non è una cosa comoda, non ti dà ragione l'arte, non ti consola, però ti deve mettere questa tensione al buono e al vero e al bello che c'è nell'esistenza, di cui tu sei fatto. Per questo l'augurio che vi faccio dopo questa chiacchierata non è tanto di avere idee comuni sull'arte, ma che possa nascere, possa incrementarsi anche grazie alla presenza di pittori, di altri critici come anche la Marina Moiana e altri che sono qui, possa incrementarsi un allenamento al giudizio che ci aiuti ciascuno a riconoscere presenze autorevoli nel campo dell'arte, e presenze autorevoli appunto perché la propria tensione della vita aumenti e negli artisti si possono trovare dei compagni di strada provocanti, ma veramente compagni. Grazie e buonasera.